Ciao! Come andiamo? Tutto bene? Ah, vi siete bevuti anche i pancake ieri? Com'era? Buono? Sì, che buono, cavolo. Oggi faccio un'altra marchetta. Penso che si dica marchetta. A Lovecraft from Firenze. Un salutone, è un bellissimo locale in Borgo Sanfrediano a Firenze, dove principalmente la loro miscelazione si basa sul whisky. Hanno tipo una cosa come tantissimi, tantissimissimissimissimissimissimi whisky che passano dall'Irlanda, la Scozia, l'America, il Giappone, mix forse anche altri paesi, che non lo so, però è veramente un posto che merita la pena andarci, quindi vi saluto e appena finisce anche, vi prometto anche a voi che appena finisce tutto sto casino, verrò a Firenze, mi farò un cocktail bar tour di quelli là e ne vedremo delle belle. A proposito di whisky, visto che ultimamente stiamo facendo cocktail sempre molto leggeri, oggi proponiamo un cocktail in cui il whisky è presente. Ed è collegato anche a Firenze, perché è tipo il cugino del Negroni. Negroni viene fatto a Firenze, l'abbiamo già detto, ma cosa succede se mettiamo il whisky al posto del gin? Nasce quello che si chiama, un attimo il tono, Boulevardier. Finalmente l'Hermosche può funzionare qualcosa. Il Boulevardier quindi è composto da. Abbiamo il nostro Campari nazionale, abbiamo il nostro Vermouth nazionale, e poi raga, di whisky è sempre lui, sempre buon Jameson. Non me ne sta arrivando nulla, quindi io devo riciclare queste cose. Tra l'altro, siamo veramente ai minimi storici, quindi spero vivamente che mi venga una dose per fare sto Boulevardier. Dosi, anche lì, raga, io sono sempre del parere che rispetto a quello che utilizzi, ribilanci, poi ognuno ha la sua chiesa, quindi andate a vedere il ricettario IBA, a me molto caro, e vedetevela voi, insomma. Sostanzialmente comunque credo che sia un terzo, un terzo, un terzo, quindi proviamo. Andiamo a vedere com'è. Allora, mixing glass, tac. Facciamo un'oncettina, scarsa, anzi un'oncetta, perché a me il Campari piace veramente tanto. Quindi, oh! So, mettiamo una generosa oncetta, di pari passo andiamo di punte messe, che tra l'altro non posso neanche esagerare perché abbiamo una sorpresa per voi per la settimana prossima e non dico niente, non dico niente. Devo far salire l'hype, mi dicono quelli che mi seguono. Devo far salire l'attenzione. L'attenzione, l'attenzione. E niente, Daniele Jameson, come sempre, quando volete, vi sto facendo una pubblicità incredibile. A me una bottiglia potreste mandarmela. Ah, benedetto. Qua ce ne mettiamo un po' di meno perché è pur sempre pomeriggio e non vorrei cominciare a ululare dai balconi. Non faccio flare, questa cosa non so per come mi sia venuta fuori, secondo me non la farò mai più. Ghiaccio in da mixing glass, sempre con le nostre sante manine, che sarebbe carino averle lavate prima, e disinfettate, visti i tempi. Io sono a corto di ghiaccio, quindi direi che questo basta e avanza. E poi anche qua, ricordiamoci, la coccola. Intanto dategli un bacino al mixing glass, così si sente coccolato. Oppure anche quando non si aprono i parisienne, è una cosa che ho imparato con un mio amico Nicola. Ciao Nicola. Quando non si apre il mix, scusatemi, oddio, parisienne, un'altra parola che mi viene bene, mettetelo vicino al cuore, lo scaldate, gli date un bacino e poi si apre. Fidati, funziona. Perché parisienne, per chi non è del mestiere, è tipo uno shaker che si casa due pezzi, poi è famoso perché non si apre mai, mai, mai. Devi sempre con la fiamma ossidrica ci devi dare. Però sì, dai un bacio, fai capire che gli vuoi bene, funziona. Anche questa cosa non mi è mai venuta, non so come mi sia venuta adesso. Nel potere delle telecamere. E niente, il nostro Boulevardier è pronto. Lo andiamo a versare nella sua bella coppettina. Oh, bam 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 bam. E basta. Semplice.
tre ingredienti bilanciati bene, miscelati bene. Cioè, aspetta, prima di dirlo assaggiamo, che non si sa mai che ho fatto una schifezza atomica. Spezzetta d'arancia. Questa è un po' triste perché ci ho fatto una spremuta stamattina. No, è brutto, non ce la metto neanche. Via, dai, Boulevardier, a Lovecraft, a Firenze e a voi. Non sbaglio una, raga, non so cosa dirvi, cioè io ci provo anche ogni tanto a sbagliare, magari mi scappa un goccetto in più, o quella... non ce la faccio, che si devo fare, non ce la faccio, magari domani sbaglio qualcosa, ciao!